Bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, fate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il mio profilo. Come avete letto dal titolo, oggi vi dirò i miei 20 obiettivi per il 2020. E niente, iniziamo subito con il video. Il primo obiettivo è quello di... Allora, scusate l'interruzione, ma vi volevo avvisare che incontrerete durante tutta la durata del video un altro obiettivo e niente. E poi vi volevo dire che sto utilizzando una nuova fotocamera per registrare il video. Vi lascio il nome nell'info box, andatela a leggere. Questo è tutto e ritorniamo al video. Il primo obiettivo è quello di iniziare a saper creare nuove acconciature. Infatti avevo in mente un video da realizzare dove provo per una settimana 5 o 7 acconciature diverse. Ditemi se vi piace come idea, vi lascio il sondaggio qui o qui sopra, non so dove, e commentate anche qui sotto. E niente, visto che ho i capelli abbastanza lunghi adesso, posso realizzare più acconciature un po' più sfiziose, un po' più carine. Il secondo obiettivo per il 2020 è quello di fare più attività fisica in generale, anche 5 minuti al giorno, ma solamente per muovermi un pochino tutti i giorni, visto che ho avuto diversi problemi con il braccio, non ho fatto più attività fisica, ho avuto l'esenzione, non so come si chiama, dal fare attività fisica a scuola per questo problema qui. E niente, una cosa importante è che questa routine, possiamo dire, di esercizi sia varia, perché conoscendomi sono una persona che si stanca di fare sempre le stesse cose tutti i giorni, quindi niente, devono essere esercizi vari che comprendano un po' tutto il corpo, e spero di arrivare a quest'estate in condizioni migliori, possiamo dire. Il terzo obiettivo è molto generico, credo, ed è quello di avere uno stile di vita più sano. Con questo voglio dire bere di più, bere meno caffè. Io vivo per il caffè, sono una valida del caffè, ne prendo 2 solamente la mattina in un'ora prima di andare a scuola, e anche il pomeriggio se devo studiare. Quindi bere meno caffè, bere molta più acqua, anche da avere, così per avere una pelle migliore, e mangiare più frutta e più verdura. Non sono una di quelle persone che non gli piacciono le verdure o la frutta, ma ne mangio poche, quindi devo mangiare di più. Un altro obiettivo per il 2020 è quello di godermi di più ogni momento. Con questo voglio dire che, essendo una persona che conta le piccole cose, ci faccio attenzione, godendomi queste piccole cose, secondo la mia mente molto sviluppata, dovrei essere più felice nel lungo termine, possiamo dire, godendomi più momenti. Dovrei essere più felice di godermi questi momenti, dovrei essere più felice in generale. Un altro obiettivo che mi sono imposta già da, possiamo dire, ottobre-novembre del 2019 è quello di essere me stessa con le persone che mi stanno vicino. Possiamo dire che non sono una persona che si apre molto, e mi apro, ma non del tutto, con la maggior parte delle persone. Credo che sono 2 persone a cui dico veramente tutto, e quindi niente, mi faccio molti problemi ad essere me stessa. Ad esempio, già ad aprire questo canale YouTube mi ci è voluto tanto impegno psicologico, possiamo dire, perché ho sempre pensato che cosa vanno poi a pensare quelli che mi conoscono, i miei amici. Anche quando posto le storie dove vi dico questo è il video, è uscito il video, io penso, ecco, ma tutti gli amici miei mi prendono in giro. E però è una mia passione, quindi sono qui e devo continuare ad essere me stessa, veramente, pienamente, con chi se lo merita. Un altro obiettivo un po' più carino e più divertente, credo, sia quello di stare più a contatto con la natura. Con questo intendo magari guardare più tramonti, oppure fare proprio le passeggiate. Ad esempio, qui abbiamo una villa comunale molto carina, ma non ci vado quasi mai. E niente, ho visto che diversi studi dicono che stare a contatto con la natura... Ok, allora,
Ok, allora, scusatemi se l'angolazione è cambiata, ma c'è stato un contrattempo, quindi ho dovuto togliere tutta cavalletto e telecamera. Comunque, stavo dicendo, stare più a contatto con la natura, perché sì, ho letto da molte parti che fa bene, ti fa stare sereno e ti porta felicità. Se trovo qualche studio ve lo lascio qui o qui sotto nell'info box. Come sempre andatelo a leggere, sono un sacco di cose importanti nell'info box, andate a leggere. Un altro obiettivo che in realtà mi ero già predisposta, credo quest'estate, quest'estate, giugno 2019, è quello di essere costante su YouTube. Ci ero riuscita, ma poi sappiamo tutti quanto è impegnativa la scuola nei mesi tipo ottobre, novembre oppure aprile, maggio. Quindi devo essere più costante, devo trovare il tempo per me, perché è una cosa che mi piace fare, mi fa stare tranquilla e quindi niente. Un altro obiettivo che mi sembra molto carino, ma anche molto, aspettate, mi viene la parola in italiano, impegnativo, è quello di fare qualcosa di di fare qualcosa di carino e di dolce per qualcuno ogni giorno o quasi ogni giorno. Questo perché magari può sembrare un pensiero esagerato, però se tutti facessimo qualcosa di più carino nei confronti della gente che ci circonda tutti i giorni, ad esempio chi ha lavoro oppure a scuola o anche in casa, stavo dicendo comunque, se tutti facessimo qualcosa di carino nei confronti della gente che ci circonda quasi tutti i giorni, magari piano piano il mondo potrebbe diventare un posto più accogliente. Sono una filosofa. Un altro obiettivo è quello di fare più attenzione a come spendo i miei soldi, che in realtà non sono i miei soldi, perché avendo 16 anni non sono indipendente su questo punto di vista della mia vita, e appunto per questo devo fare più attenzione a come li spendo, ovvero spenderne di meno in cibo e in caffè. Aboliamo il caffè. Come stavo dicendo nell'obiettivo di prima, non sono indipendente economicamente, per questo quest'estate vorrei lavorare un lavoretto semplice, ad esempio una barista in un chioschetto, una cosa del genere. E in realtà volevo farlo anche l'anno scorso, però non potevo legalmente, perché da quanto ne so, non ho ancora fatto le mie ricerche, si può iniziare a lavorare a 16 anni. Io 16 anni li compio a dicembre, il 27 dicembre, quindi non potevo lavorare l'estate scorsa. Per questo quest'anno vorrei tanto lavorare un lavoretto carino da fare tutti i giorni, anche per fare qualcosa durante l'estate, visto che mi annoio la maggior parte del tempo, sto sul letto con il ventilatore puntato a guardare YouTube. E niente, quindi per essere un po' più indipendente, come vogliamo tutti noi adolescenti, ma anche per fare qualcosa di utile durante i 3 mesi estivi. Un altro obiettivo molto importante che spero di raggiungere al più presto è quello di prendere il patentino. Al mio compleanno mi hanno regalato la macchinetta, anche se ero convinta fosse il motorino, però la macchinetta, questa qui. E mi sono iscritta al patentino a ottobre o metà ottobre, e niente, quindi devo fare altre lezioni e potrei iscrivermi per l'esame teorico e poi pratico facendo un po' di guide, quindi spero di prendere il patentino. Un altro obiettivo, più che altro una, possiamo dire una fissa mia, è quella di fare molte foto, molte molte foto, e questo perché mi piace tenere da parte i ricordi. Sarebbe bello anche svilupparli, ad esempio fare come le Polaroid che si stampano. Devo trovare il sito su cui farlo. E niente, credo che sia una cosa carina da fare. Un altro obiettivo molto importante per me sarebbe quello di essere meno dura con me stessa. Anche i professori mi dicono che sono proprio fissata con certe cose, ad esempio se c'è da fare un compito per un tot giorno e io non riesco a portarlo,
magari per, già per i professori non è fa ok, va bene, lo porto un altro giorno, per me proprio mi sento inutile dentro, quindi devo migliorare questo aspetto del mio carattere. E legato a questo sarebbe anche essere meno dura sull'aspetto fisico, possiamo dire, farmi più complimenti o essere più sicura di me stessa in generale. Un altro obiettivo molto bello e che spero veramente si avveri è quello di fare veramente quello che mi piace. Ad esempio adesso che sto registrando un video, YouTube è una mia grande passione, e per questo vorrei continuare a fare ciò che mi piace senza pensare tanto all'opinione altrui, perché possiamo dire che è questo che mi ha bloccato per quasi 2 anni. E niente, che sia qualsiasi cosa, devo essere più sicura di me stessa e fare veramente quello che voglio fare senza pensare agli altri, perché la vita è la mia, devo viverla io alla fine. Una cosa carina che mi piacerebbe tanto fare è pianificare un viaggio da sola, anche se poi magari non lo farò. Però io credo nella legge delle attrazioni e tutte queste cose qui, quindi se io pianificassi bene, nel minimo dettaglio, un viaggio, magari l'universo vorrebbe darmi dei segni per poi farmi fare questo viaggio. Su certi ragionamenti sembro stupida e fissata, però nella mia testa suonano meglio. Convincenti, sono convincenti nella mia testa. Un altro obiettivo molto importante per me sarebbe imparare una nuova lingua. Ovviamente non perfettamente, perché imparare una lingua da soli credo sia abbastanza difficile e complicato da fare. E niente, amo le lingue, infatti ho preso il liceo linguistico, vorrei continuare a studiare lingue nel mio futuro, università, lingue orientali. Quindi iniziare a imparare una nuova lingua sarebbe carino per me, divertente, appassionante. Un altro obiettivo che mi sono posta è quello di viaggiare di più, ovviamente. Non intendo per forza andare in un paese estero, ma anche viaggiare più in Italia, all'interno dell'Italia. Ho visto poche città italiane, molte di queste nel sud, il nord non lo conosco quasi per niente. E niente, mi piacerebbe molto viaggiare un po' di più rispetto all'anno scorso e agli anni precedenti. Legato sempre all'obiettivo di prima è quello di sfidarmi. Con questo intendo magari mettere me stessa al di fuori della mia comfort zone, intendo anche dare quella risposta in più che vorresti dare in classe ma che non dai perché ti sembra stupida. Io mi faccio questi problemi e quindi devo superarli. Un altro obiettivo molto importante per me sarebbe quello di accogliere nuove alternative più, possiamo dire, buone per il pianeta. Con questo intendo magari bere da questa borraccia qui che già ho da quasi un anno. E niente, prendere più alternative, ad esempio usare meno plastica, usare più buste di tessuto, queste cose qui. E infine l'ultimo obiettivo è quello di ritagliare un po' più di tempo per me stessa. Con questo parlo sia dell'aspetto fisico ma anche psicologico, nel senso, se sento il bisogno di rimanere a casa, allora devo rimanere a casa, non sono obbligata magari a uscire a fare quella cosa. O anche fare semplicemente delle maschere, trovare del tempo per coltivare le mie passioni, eccetera eccetera. Con questo obiettivo si è concluso questo video. Vi ricordo che se avete delle richieste per video in particolare, scrivetele qui sotto commentando. E niente, leggete l'info box, ci sono sempre delle informazioni molto importanti, non in questo video, però ci sono sempre informazioni importanti, quindi leggetelo. E niente, ci vediamo al prossimo video, seguitemi su Instagram.